Un saluto da Ivan Paparella e ben ritrovati sul nostro canale YouTube Huawei Y530. Parliamo della naturale evoluzione di un prodotto best seller dell'anno 2013, mi riferisco all'Y300, un telefono che insieme ad altri due che abbiamo visto nel 2013, mi riferisco al P6 e personalmente anche all'Ascend Mate, il phablet, ha permesso a Huawei di consolidare alcune posizioni sul mercato. Y300 ha rappresentato davvero per un lungo periodo un riferimento importante per chi voleva acquistare un prodotto solido, concreto, senza svenarsi. Il prezzo era davvero intorno ai 130-140 euro e si entrava in possesso di un buon apparato mobile. Il 530 sembra un po' una naturale evoluzione. In realtà siamo tornati pochi giorni fa dal Mobile Congress di Barcellona, sta per arrivare anche un Y330 che quindi dovrebbe un po' sostituire il 300. Tuttavia il 530 mi sembra un po' una naturale evoluzione anche per chi vuole sostituirlo, perché c'è qualcosa in più, il display più grande, ma anche qualche contenuto che adesso vi vado a descrivere. Volevo farvi una piccola premessa. Penso che l'anno che abbiamo davanti, oltre ad alcune importanti innovazioni tecnologiche, per esempio display curvi o altre cose che stanno arrivando, sarà una sfida per i grandi costruttori nel tentativo di conquistare una fascia di mercato che in Italia è ancora davvero molto corposa, che è quella costituita da quelle persone che non ne vogliono proprio sapere, sono refrattarie al cambiamento, ad entrare nel mondo degli smartphone. Quelle persone che magari non sono più giovanissime o comunque non hanno voglia di modificare le proprie abitudini, che vanno in giro ancora con i classici telefoni con i tastoni grandi, con i display in bianco e nero, si fa una certa fatica a fargli cambiare abitudine. Il motivo è, al di là magari di una facilissima ironia, è che c'è davvero della gente che ha un po' paura di interfacciarsi con questi display touchscreen, si ha paura di combinare dei pasticci. Che cosa hanno fatto i produttori? Oggi ve lo faccio vedere in salsa Huawei, ma vi garantisco che lo vedrete a breve anche su altre interfacce di altri produttori. Si è cercato di creare delle interfacce alternative a quelle classiche del mondo Android, che siano particolarmente fruibili anche da chi non ha voglia di spremere troppo le proprie meningi per utilizzare il telefono. Abbiamo questa interfaccia che assomiglia in un modo clamoroso a quella di Windows Phone, con questi tastoni colorati enormi che davvero permettono di individuare in maniera velocissima l'applicazione con la quale dobbiamo familiarizzare. Nella home page abbiamo il telefono, la parte di messaggistica, la fotocamera, la rubrica, il browser internet e il motore di ricerca Google, quindi quelle funzioni vitali un po' per tutti, tipiche dei telefoni normali. Basterà spostarci poi nella parte destra facendo degli swipe e abbiamo anche l'accesso ad alcune impostazioni per personalizzare il nostro telefono o per accedere a diversi tipi di servizi. Naturalmente ci basterà premere su questo pulsante che si chiama Home Standard per rientrare nella interfaccia classica di Android personalizzata da Huawei, con la sua interfaccia Emotion UI, che ci permette di rifamiliarizzare con i nostri widget, con i nostri collegamenti tipici di Android. Lascio però su questa interfaccia, visto che rappresenta un po' un effetto di novità, ricordandovi anche che per chi ha qualche problema di vista, per sopraggiunti limiti di età, come si dice, si può anche aumentare la dimensione del carattere in maniera piuttosto importante per aiutare davvero a vedere correttamente i contenuti. Descriviamolo allora questo Y530, display da 4 pollici e mezzo, un pannello TFT con risoluzione full wide VGA, 480x854 pixel, un display che direi svolge in maniera più connessa il proprio lavoro, non gli si può chiedere miracoli, tuttavia le immagini che forse peccano un pochino di enfasi appaiono direi realistiche nella riproduzione dei colori. Una foto videocamera VGA nella parte frontale, una buona capsula auricolare che ha una buona fonia, magari si poteva chiedere un volume leggermente più alto anche all'altoparlante di sistema che adesso andiamo ad incontrare. Sensori di prossimità e di luminosità qui in questa zona del telefono. Parte bassa con i tre tasti a sfioramento per dialogare con il nostro Y530, tasto di ritorno, tasto home e attivazione delle opzioni relative alla pagina che stiamo visualizzando. Nella parte destra abbiamo il solo taglio per sganciare il cover posteriore, ingresso micro USB nella parte bassa del telefono, a sinistra troviamo invece il pulsante di accensione e il controllo del volume. In testa al telefono ingresso cuffie da 3,5 mm. Spostiamoci nella parte posteriore. Il cover rappresenta una
a mio giudizio, una delle parti esteticamente più belle, più convincenti di questo Y530, molto ben assemblato, quindi privo di ogni scricchiolio, è costituito da un materiale plastico con una finitura superficiale gommata leggermente ruvida, che è davvero, a me piace tantissimo esteticamente, bella al tatto e comunque aiuta a tenere correttamente anche il nostro dispositivo. Sotto al cover una batteria da 1750 mAh, una pila che pur non avendo una riserva energetica esagerata, direi che lavora bene un po' con il resto dell'hardware. Il risultato è che un motore che probabilmente non richiede tantissima benzina riesce in un qualche modo a farci arrivare a sera, certamente con un utilizzo normale, senza voler esagerare, ma è uno di quei telefoni che opportunamente utilizzato ci fa coprire anche una giornata lavorativa. Parte superiore, altoparlante di sistema, vi dicevo prima, anche qui abbiamo una buona qualità acustica, ma forse il volume poteva essere leggermente più alto. Quando siamo in macchina, attiviamo il vivo a voce, i rumori esterni tendono un po' a sopraffare quelli riprodotti dallo speaker posteriore. Fotocamera, 5 megapixel con autofocus, flash LED e possibilità di acquisire video in HD, 1280x720 pixel. Ora andiamo a vedere anche un po' come si comporta la fotocamera. Parliamo molto brevemente di hardware. Processore, dual core da 1,2 GHz, 512 MB di memoria RAM. Qui incontriamo sì una delle vere criticità di questo telefono. GPU Adreno 305, 4 GB di memoria integrati, di cui realmente utilizzabili un pochino meno di 2, ma per fortuna ci viene in soccorso il supporto micro SD che ci permette di ampliare lo storage del nostro Y530. Wi-Fi, Bluetooth, GPS e HSPA per quanto riguarda la trasmissione dei dati. Vi ho già parlato dell'interfaccia aggiunta, possiamo trovare la solita Emotion UI, quella tipica di Huawei, per chi vuole usare l'interfaccia più tipicamente Android, con l'assenza del drawer, quindi abbiamo tutti i collegamenti ai programmi che sono sviluppati nel primo livello della pagina dell'interfaccia, quindi possiamo raggiungere molto rapidamente i vari collegamenti. Andiamo a vedere un attimo l'interfaccia telefonica, tastierino con fondo bianco, ricerca intelligente di contatti, proviamo a lanciare una chiamata. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone per tenere sotto controllo. Allora, la parte telefonica direi che funziona bene in maniera media nel dialogo con la rete, non c'è problemi di caduta di segnale né niente altro. La parte della fonia, come vi dicevo prima, non è male la qualità, avrei preferito un volume leggermente più alto. Lo speaker di sistema, tuttavia, anche se è posizionato in una posizione non felicissima, non pare risentire in maniera eccessiva di quando poggiamo il telefono su superfici piane, si riesce comunque ad ascoltare senza grosse problematiche. Entriamo un attimo nel browser internet. Abbiamo in questo caso la disponibilità del browser stock con la possibilità di attivare il desktop mode, quindi di aprire le pagine in maniera completa. Ora apriamo la home page di Cellulare Magazine, che non è esattamente leggerissima da aprire. Siamo sotto copertura di un operatore di rete, quindi non è connessa al wifi, e quasi per un gioco del destino ho aperto direttamente la notizia che parla dell'arrivo sul mercato dell'Y530, giuro che non l'ho fatto apposta. Torniamo sulla home page vera e propria, va davvero bene, non c'è nessun problema per quanto riguarda la navigazione internet. È presente qualche leggera scattosità, magari rispetto ai super smartphone che tutti amiamo, si vede qualche rallentamento nel caricare la pagina, ma comunque la navigazione resta godibile, ma soprattutto davvero utilizzabile. Si riesce a navigare in internet senza vere criticità. Volevo dare un'occhiata al reparto fotocamera. La fotocamera ha delle prestazioni, diciamo in tema di numeri, che non sono esagerate. Abbiamo tra virgolette solo 5 megapixel, tuttavia sono 5 megapixel che secondo me sono abbastanza buoni nella resa. È chiaro che se andiamo a cercare il dettaglio fine lo perdiamo, perché i pixel poi in definitiva mancano. Tuttavia direi che la fotocamera ha delle buone prestazioni in senso assoluto, cioè quando scattiamo in condizioni di luce valide le immagini sono davvero
davvero piacevoli. Ecco, questa è una specie di macro che ho fatto prima, proprio qui su questo tavolo. Direi che le prestazioni non sono niente male. Questa è una foto invece che ho scattato ieri sera di prova, proprio per fare i dispetti al telefono, ho inquadrato una zona completamente buia. Si può vedere qui che il telefono non ha letto correttamente l'immagine, cioè non ha esposto in maniera corretta, perché qui c'è uno stabile rosso, che è quello che vediamo di solito nelle nostre immagini di riferimento. Tuttavia, gli altri dettagli appaiono certamente leggibili. Non è male neanche la ripresa video. Direi che se devo dare un valore di maggiore eccellenza, lo darei alla velocità di messa a fuoco. Questi telefoni diciamo, con caratteristiche economiche spesso patiscono parecchio da questo punto di vista, cioè la messa a fuoco sembra un po' lenta. Direi che qui invece abbiamo una velocità di scatto e soprattutto di mettere correttamente a fuoco abbastanza sopra la media. Abbiamo poi una nutrita serie di impostazioni, non fatevi ingannare, perché premendo questo tasto troverete inizialmente solo questi tre tasti. Occhio che c'è qui sotto il bulloncino che ci permette di attivare una serie di altre funzioni. Cito alcune di quelle importanti: scatto con la voce, quindi possiamo comandare vocalmente lo scatto della fotocamera, le dimensioni, la regolazione dell'ISO, il bilanciamento del bianco, la possibilità di fare un piccolo editing direttamente sul telefono, o chiedere al telefono dove parcheggiare i file, in quale zona dello storage del telefono. Invece nella modalità video, sì, le impostazioni sono davvero un po' più limitate. Geolocalizzazione, qualità video, anche qui dove parcheggiare i nostri file. Io direi che la fotocamera non è davvero niente male, non aspettiamoci delle super prestazioni anche qua, ma in considerazione del tipo di telefono, secondo me è davvero assai apprezzabile. Volevo dare un'occhiata anche a due riferimenti che usiamo spesso per le nostre prove. Il primo è il benchmark di AnTuTu, che come tutte le volte, quando viene rilanciato, si chiude 11.745 punti. Un risultato certamente che non ci farà gridare al miracolo, ma che è in linea con le prestazioni del telefono e che secondo me si colloca un migliaio di punti sopra quella fascia critica in cui davvero i telefoni cominciano a patire la mancanza di energia. 11.745 punti, direi che sono un risultato abbastanza fedele delle sensazioni che questo telefono ci può regalare. Facciamo un po' una prova del 9, lanciamo Subway Surf per vedere come si comporta con un giochino di questo tipo, che non è pesantissimo ma neanche leggerissimo. Vediamo quali sono i tempi di caricamento. Non sono neanche eccessivamente lunghi, come potete vedere è già arrivato alla fine. Facciamo correre il nostro ragazzino, che avrà probabilmente due scatole così, di scappare da questo poliziotto. Del resto è lui che vuole imbrattare i treni. Ok, mi sono spatasciato subito. Proviamo a ripartire, dai. Allora, il gioco, come si può vedere, è perfettamente giocabile. Ha mancato un paio di volte il movimento, direi forse più per un mio errore che non ho premuto in maniera adeguata sul display, ma davvero non c'è nessun problema. Si riesce a giocare, probabilmente con giochi molto molto più pesanti qualche problema può intervenire, ma io credo che acquistare questo telefono debba avere un suo senso. È un telefono con un costo d'acquisto contenuto, siamo a 129 € il prezzo di listino fissato. Ci dà la possibilità di comprare un buon smartphone, molto concreto, ben costruito, tutto sommato anche carino esteticamente, con delle prestazioni assolutamente normali. Non andiamo a chiedergli però l'esagerazione, perché chiaramente qualche limite può venire fuori, ma il bilanciamento delle prestazioni, il display, un livello di costruzione davvero interessante, secondo me, rendono questo Y530 un apparato davvero piuttosto interessante, e sono convinto che anche se la concorrenza in questa fascia di mercato si sta facendo ancora più aggressiva, potrà replicare in un qualche modo anche il successo di Y300 dell'anno scorso. Bene, mi fermo qui per questa prova e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.